Ben ritrovati con il Diario dalla Turchia, il nostro appuntamento quotidiano per analizzare e esaminare tutti i giorni di allenamento e di lavoro della Napoli di Luciano Spalletti qui in Turchia, qui ad Antalya, la città che ci ospita, che vedete alle mie spalle e che sta accompagnando idealmente la squadra azzurra verso quello che è il rientro in stagione tra campionato e Champions League del prossimo gennaio. Quest'oggi gli azzurri sono tornati ad allenarsi, un solo allenamento quotidiano nel pomeriggio. Perché? Perché c'era la necessità di scaricare un po' la squadra dopo il primo impegno in amichevole che si è giocato appunto ieri sera e che vi abbiamo anche raccontato nell'immediato post partita. Una vittoria, quella contro l'Antalyaspor, padrone di casa, la squadra di Nuri Sahin, una vittoria che fa morale, che sicuramente mette sotto i riflettori alcuni calciatori e che fa riflettere anche sulla condizione fisica della squadra di Spalletti, che piano piano, caricando e lavorando, sta cercando di ritrovare quello che sono il ritmo e la forma migliori. Proprio per rivivere tutte quelle che sono state le emozioni di ieri sera alla Corendon Airline Arena, andiamo quindi a vedere le immagini del match amichevole del Napoli e poi ci ritroviamo qui. Dopo 25 giorni dalla sfida con l'Udinese, il Napoli di Luciano Spalletti torna a disputare un match, seppur amichevole, lo fa al Corendon Airlines Stadium di Antalya, città turca che sta ospitando gli azzurri in questa sorta di secondo ritiro stagionale. Per Spalletti questa è l'occasione giusta per sperimentare nuove soluzioni, vista l'assenza di 5 azzurri impegnati al mondiale in Qatar. Ad Antalya c'è anche il tempo per un omaggio a Diego Armando Maradona sui maxi schermi dello stadio, ma il Napoli di Luciano Spalletti, a partire meglio con Mario Rui che dalla sinistra serve Kvaratskhelia, il georgiano non è perfetto a difendere il pallone, ma Raspadori riesce a deturparlo dai piedi di Sarri e piazzarlo alle spalle di Uysal per l'1-0 del Napoli dopo appena 8 minuti di gioco. Spalletti schiera ben 4 punte dal primo minuto e la scelta paga. Qui l'ex Sassuolo rapidissimo e lestissimo a strappare la sfera di gioco dai piedi dell'avversario e ad aprire il piattone a giro per depositarla alle spalle del portiere turco. Al 14esimo invece Victor Osimhen a fare il gioco sporco, difendere il pallone per Raspadori che a sua volta allarga a destra da Matteo Politano. L'ex Inter Roma carica il mancino, non è perfetto neanche in questa occasione Uysal, e il Napoli si porta sul 2-0 quando siamo a meno di un quarto d'ora di gioco sul cronometro. Festeggiano gli azzurri in campo. Doppio colpo quindi pesante per l'Antalyaspor, che tuttavia prova a reagire. Al 23esimo Soner pesca in area Vural, che col mancino, una bella conclusione di esterno al volo, non riesce a trovare lo specchio della porta difesa da Alex Meret. Poco prima ci aveva provato anche l'ex milanista Luis Adriano a far male al Napoli, che qui riesce a recuperare palla sulla destra col solito pressing ultraoffensivo, poi tentativo di liberare da parte della difesa. Raspadori con il mancino carica e colpisce in pieno il palo. Altra grandissima occasione per gli azzurri per portarsi sul 3-0 alla mezz'ora di gioco. L'ultimo squillo del primo tempo però è dell'Antalyaspor. Gacha riesce a sfondare sulla destra, prende il fondo e vede Vural in area. Il suo cross viene bucato da Di Lorenzo e quindi il mancino di Vural finisce di poco al lato della porta difesa da Alex Meret. Si chiude così quindi il primo tempo 2-0 per il Napoli. Tanto spettacolo da parte degli azzurri, ma partita viva. Alla ripresa Spalletti ne cambia 7, il primo pericolo del secondo tempo è la punizione di Fernando, che si abbassa troppo tardi, ma risponde subito il Napoli con Raspadori che riesce ad imboccare per Ndombele a rimorchio. Il francese ha tutto il tempo per controllare, calcia col destro, ma Uysal riesce ancora ad opporsi. Alla fine però la risposta dell'Antalyaspor arriva, Luis Adriano riesce a scappare via in contropiede, conduce col destro e serve proprio a destra McMedy libero in area. Alla fine il suo piattone destro vale il 2-1, partita quindi riaperta ad Antalya con il gol di McMedy. Qui bellissimo strappo di Luis Adriano che si fa tutto il lato sinistro del campo in contropiede, serve il compagno che batte Alex Meret. 2-1 che però dura appena 6 minuti perché l'Antalyaspor sbaglia in disimpegno e allora il Napoli riconquista palla. Ndombele, no look per Raspadori, l'ex Sassuolo con il destro deve soltanto battere il portiere avversario. Qui il francese restituisce il favore a Giacomo Raspadori, quindi Napoli 3, Antalyaspor 1. La solita capacità da parte della squadra di Spalletti di riconquistare subito palla paga ancora una volta e Raspadori cala il tris, doppietta personale.
Al 76esimo, altra incomprensione in difesa per l'Antalyaspor. Zerbin ruba palla e serve Simeone che calcia col destro e colpisce il palo alla destra del portiere turco. Napoli che poteva portarsi sul poker. Purtroppo per il Napoli, gol mangiato, gol subito. Osmert dal limite dell'area con una magia da fermo. Batte Marfella che non può davvero nulla su questa pennellata. Napoli 3, Antalyaspor 2. Poi azzurri di Spalletti nel finale ci provano con una punizione di Gaetano, una serie di rimpalli, ma blocca il portiere turco. Poco prima del triplice fischio, dalla sinistra sfonda bene Zedatka, si prende il fondo e arriva a pochi passi dal portiere avversario. Non riesce né lui né Gaetano, poco più tardi sul tap-in, a segnare il quarto gol per il Napoli. Finisce quindi 3-2 per gli azzurri, questo primo test match in Turchia. Può ritenersi tutto sommato soddisfatto Luciano Spalletti in attesa del rientro dei 5 che sono stati impegnati al Mondiale in Qatar. Prossima amichevole in programma contro il Crystal Palace, domenica 11 alle ore 16, sempre in Turchia. Una squadra che va bene in attacco, è una squadra che deve registrare qualche problemino in difesa. Non c'è Kim, che è stato impegnato al Mondiale con la Corea del Sud, non c'è Oliveira, che è stato in Qatar con l'Uruguay, e non c'è nemmeno Rachmani, che non è mai rientrato dall'infortunio, che l'ha visto fuori dal campo nell'ultima parte della prima parte di stagione. Non c'è stato ieri nemmeno Juan Jesus, il difensore brasiliano, che ha risentito di un piccolo affaticamento. Nulla di preoccupante, ci ha tenuto a specificare anche Spalletti. È tornato in campo ad allenarsi oggi Juan Jesus e quindi sicuramente sarà a disposizione per l'impegno amichevole, il secondo del Napoli qui da Antalya, la prossima domenica contro il Crystal Palace. Una difesa che dovrà ricontare nuovamente su Juan Jesus, ma in generale l'infermeria del Napoli in questo momento non sembra destare troppe preoccupazioni. Ieri sera è tornato in campo anche Kvyat Kvaratskhelia ed è stato protagonista per i primi 45 minuti di gioco. Non desta preoccupazioni nemmeno la caviglia di Matteo Politano, che era uscito un po' malconcio dalla sfida contro l'Antalyaspor. Oggi in campo piccolo contrattempo fisico per Victor Osimhen, ma nulla di preoccupante, insomma è il segno chiaro del carico di lavoro che il Napoli sta portando avanti in questi giorni, perché bisogna essere pronti non qui in Turchia, non qui ad Antalya, ma quando il 4 gennaio si tornerà in campo contro l'Inter. L'ha detto anche uno dei protagonisti della sfida di ieri sera in Turchia, ovvero Alex Meret. Andiamo a sentire le sue parole. Vincere è sempre importante perché ci dà fiducia, ci dà morale. Ovviamente è stata una partita un po' dura, visti i carichi di allenamento di questi giorni. Non eravamo molto lucidi, però comunque abbiamo creato tante occasioni, potevamo sfruttarne ancora di più, quindi alla fine è una buona vittoria. Dobbiamo continuare a lavorare in questo ritiro, farci trovare pronti poi alla prima di campionato. Tutti si aspettano una caduta del Napoli, ma il Napoli cosa si aspetta da gennaio e febbraio? Il Napoli si aspetta e vuole continuare a fare quello che ha fatto finora, a continuare a vincere, a fare risultati positivi tramite il lavoro quotidiano, seguendo quello che ci dice il mister. E niente, dobbiamo mai calare l'attenzione e continuare come stiamo facendo. Alex, solo se hai sentito i tuoi compagni che sono stati al Mondiale in queste settimane, come li hai sentiti, come li aspettate qui? Ma non li ho sentiti, adesso si ricordano un po' di meritate vacanze e diciamo che li aspettiamo con grande gioia e voglia di lavorare come abbiamo sempre fatto, e quando torneranno con noi sicuramente daranno il massimo per continuare il nostro cammino. È stata una vittoria importante, ha detto Luciano Spalletti nell'immediato post partita, una vittoria che sicuramente ha acceso i riflettori su un calciatore, Giacomo Raspadori, che ieri è stato utilizzato in una posizione intermedia dal Napoli di Spalletti. Il toscano l'ha messo lì dove Zielinski dovrebbe esserci, invece non c'è, perché chiaramente
il mondiale l'ha chiamato e lo sta ancora tenendo occupato nonostante l'eliminazione, osservando insieme con gli altri quattro calciatori che sono stati impegnati in Qatar dei giorni di vacanza e di riposo. Non saranno in Turchia e quindi c'era da schierare un giocatore lì in quella zona di campo. Spalletti lo ha fatto con Raspadori, che è stato assoluto protagonista non solo per i gol ma anche per il feeling che ha mostrato insieme con i compagni, per la grande capacità di interpretare il ruolo. E allora andiamo a vedere proprio quello che Spalletti ha detto di Raspadori a fine partita, un giocatore che con abnegazione, con voglia di fare e anche con sacrificio può dare una grande mano a questo Napoli. Ci sono cose che della nostra squadra conosciamo benissimo e delle cose che probabilmente sono ancora da scoprire, tipo questa qui, perché Raspadori ha i numeri del centrocampista puro sotto l'aspetto della corsa come chilometri e ha le accelerazioni dell'attaccante più dei centrocampisti dentro questa continuità, per cui era un pensiero che avevamo, e ci siamo tolti lo sfizio di vederlo anche lì e la risposta è stata positiva e siamo molto contenti. Come sta con la schiena? Se vuole spendere qualche parola per questi ragazzi a cui ho regalato un sogno questa sera di esordire con la maglia del Napoli in campo leggero. Kvara sta bene, è rientrato, non ha più avuto nessun dolore alla schiena, anche stasera ci ha fatto vedere i pezzi della sua qualità e siamo felici di riaverlo a disposizione. I ragazzi che abbiamo fatto giocare sono tutti ragazzi che si meritano di avere questa chance perché anche stasera hanno fatto vedere che sono ragazzi di prospettiva e siamo contenti di avergli dato questo spazio perché se lo sono meritato e hanno fatto vedere di meritarselo ancora. Sotto l'aspetto fisico stiamo facendo tutto quello che ci necessita per farci trovare pronti poi all'inizio del campionato. È un posto adattissimo a sviluppare una preparazione, abbiamo trovato tutti i comfort e tutto quello che ci occorre, ho trovato anche un entusiasmo in Turchia per il calcio di quelli che fanno bene al cuore e non è stata una partita facilissima perché il campo sopra era abbastanza morbido, sotto abbastanza duro e si scivolava facilmente, era difficile stare in piedi, per cui probabilmente i giocatori più tecnici, più leggeri hanno avuto più difficoltà. Molto bene Dembélé quando è entrato per quella stazza che ha, per quella forza che ha. Le cose che non mi sono piaciute è che in alcuni momenti non siamo andati con la squadra a fare le cose ma siamo andati o singolarmente o due o tre calciatori hanno partecipato, due o tre calciatori non hanno partecipato a queste pressioni alte. Allo stadio per assistere alla partita tra Antalyaspor e Napoli c'era anche qualche tifoso azzurro, non ne sono tantissimi qui in Turchia, qui ad Antalya in questo momento, è chiaramente anche un momento particolare dell'anno, si respira un'aria particolare anche intorno alla squadra, ma qualcuno allo stadio per portare una macchia ad azzurro c'era e allora noi abbiamo captato quelle emozioni e siamo andati a sentire chi allo stadio c'era con una sciarpa particolare e con un amore particolare, perché è un amore azzurro che nasce, cresce e propende qui in Turchia. Allora, c'è una macchia d'azzurro anche qui a Antalya ed è una macchia d'azzurro rappresentata in questi giorni da Nello Croce, che non è soltanto un napoletano trapiantato a Istanbul, non è soltanto un tifoso del Napoli, ma porta in dote una sciarpa particolare. Nello, innanzitutto grazie per essere con noi. Figurati. E se ci mostri questa sciarpa fantastica. Ma assolutamente, questa è la nostra sciarpa del Napoli Club Istanbul,
Veniamo da Istanbul, ovviamente, napoletani, è un club che è stato fondato il 19 settembre del 2018, non a caso il giorno di San Gennaro. Niente, siamo tifosissimi del Napoli, perciò abbiamo voluto creare il Napoli Club Istanbul e quindi portare il Napoli anche in Turchia. Senti, raccontaci un po' la tua storia. Napoletano, dicevamo, trapiantato qui in Turchia. Come mai hai scelto la Turchia e soprattutto che cosa significa per te essere un tifoso napoletano, così come tanti in giro per il mondo, ma in un paese, ecco, non sono tantissimi, ti dicevo prima, i napoletani, invece tu mi hai detto che ne siete tanti in città e quindi è anche l'occasione magari per rivedervi, per incontrarvi. Certo, no? C'è un nutrito gruppo di napoletani a Istanbul, tifosi del Napoli. Io in particolare sono arrivato a Istanbul da Londra, dove ho conosciuto mia moglie turca più di 15 anni fa, quindi ci siamo sposati e poi abbiamo... Per amore, si può dire, per amore. Sì, per amore, un po' anche il lavoro mi ha portato ad Istanbul, e una città fantastica, stupenda, con molti appassionati di calcio, ovviamente con molti derby, abbiamo fatto tanti amici turchi, anche loro simpatizzanti del Napoli, poi anche grazie a noi napoletani che li involviamo, insomma. Come si vive il calcio a Istanbul? Ieri Spalletti in conferenza ci diceva c'è ormai un livello di calcio così alto che può essere comparato a quello dei principali campionati europei, e c'è soprattutto tanta passione, tanto amore che alimenta anche noi che siamo arrivati qui in fase di preparazione. Sì, no, assolutamente, la Turchia, comunque come l'Italia, è un paese dove il calcio è seguitissimo, ovviamente c'è tanta passione, i club più blasonati, Galatasaray, Fenerbahce, Beşiktaş, hanno milioni e milioni di tifosi. Il livello certamente è cresciuto negli ultimi anni grazie comunque a degli investimenti importanti dei club che hanno portato vari campioni, alcuni di loro purtroppo a fine carriera, altri invece all'inizio della loro carriera, come abbiamo visto Elmas e Kim, bravi i nostri poi a scovarli e a portarli in Italia. Hai fatto un riferimento, quindi prima di andare poi sul Napoli e sull'attualità, perché ieri eri allo stadio, perché siamo qui non a caso, perché questa certo. È la struttura alle nostre spalle che ospita il Napoli e ha ospitato anche te in questi giorni, certo. Però qualche settimana fa, qualche mese fa, tu hai incrociato proprio a Istanbul uno che Napoli, insomma, la conosce bene e che l'ha portata, insomma, in giro per il mondo per quasi 10 anni. Che cosa è significato per te incontrare Dries Mertens? Guarda, felicissimo, ovviamente felicissimo per mio figlio che lo ama, molto gentili, e ha la sua maglia, l'ho visto filmata per... gentilissimi quelli del Galatasaray a farlo entrare nella struttura degli allenamenti per farlo abbracciare, baciare, è il suo paladino. Per me sì, è stato emozionante ovviamente vedere mio figlio, ma anche per me, perché comunque Mertens è uno che ha scritto la storia del Napoli, quindi ne sono stato felicissimo, e ne è stato felice anche lui di incontrare di nuovo dei napoletani. Senti, dicevamo, ieri sera la partita, hai rivisto il Napoli da vicino dopo quanto tempo e soprattutto che impressione ti ha fatto? Finalmente, no, l'ultima volta in verità mi trovavo a Napoli per il Monza in vacanza quest'estate, quindi sì, sono passati 3-4 mesi. Che impressione mi ha fatto? La partita che mi aspettavo, un allenamento intenso, ottimo per, insomma, cominciare a macinare i minuti in vista di gennaio. E si conclude così il nostro appuntamento con il diario dalla Turchia, il nostro appuntamento quotidiano per esaminare quello che è il ritiro invernale del Napoli di Luciano Spalletti, un Napoli che domani tornerà in campo per il doppio allenamento e che poi si avvicinerà alla sfida amichevole, la seconda di questo ritiro in Turchia, contro il Crystal Palace di domenica. L'appuntamento è per domani, seguiteci ancora sui nostri canali social per non perdervi davvero nemmeno un minuto di questa avventura turca che vogliamo raccontarvi e vivere insieme.